Si può, siamo noi che facciamo la storia, si può. State comprando i giornali, immagino, per vedere com'è andata. No, le compriamo, no, abbiamo già seguito tutta la televisione. Prendete 8, è chiaro. È la vita nostra abruzzese, quindi. Contento dell'esito del voto? Certamente. Speriamo bene. Speriamo che si riesca a cambiare un po' qualcosa, che fino a le cose non andavano. Indifferente. Questa volta non volevo neanche andare a votare. Però c'è andata. Sì, ci sono andata. Ritengo che ci siano tendenze che considero abbastanza pericolose, ma che comunque dovranno rivelarsi nel corso dei prossimi mesi. Però ho fiducia che le cose possano andare in una direzione sicuramente democratica. Ti piace la Meloni? E allora, sinceramente, a me piace chiunque promette, tra virgolette, di fare qualcosa per noi e mantiene, chiaramente. Elezioni, siete soddisfatti o no? Sì. Sì. Perché? Perché la domanda perché, ho fatto la risposta. No, perché bisogna cambiare. Siamo in ritardo. Bisogna... Beh, dai, Camine, vai via. No, ma non la tratti così, è sua moglie. Meno, me è mia moglie, porta sempre fretta. Quanti anni hai, scusami? 24. Ah, quindi sei andata a votare anche per il Senato. Allora, ti chiedo, soddisfatta per l'esito di queste elezioni? Ah, la Meloni, cioè, proprio per niente direi. Io, non so se posso dirlo, ho votato per il PD. Ma essere donna basta per essere brava? Allora, no, non è che basta, però diciamo che essendo la prima volta nella storia che comunque viene eletta una donna, gli si può dare fiducia, insomma, mi fido. Perché è importante anche che le donne rappresentino ciò che per cui noi siamo qui. C'è una marea di confusione, quindi sinceramente non me la sono sentita, anche se da italiano ho il diritto di andare a votare. E non pensi che i giovani possano in qualche modo contribuire a cambiare il paese? Ovviamente, ci vuole molta forza di volontà. Perché ha votato per la Meloni, diciamo? Perché era simpatica. Però in politica non serve solo la simpatia. No, vedremo quello che farà. Lei per chi ha votato? Io, per Berlusconi. Perché siamo pieni di debita, metano, luci, tutto spazzatura, tutto aumentato. Il solo discorso di farsi danno da solo, l'ha fatto Letta con Conte e diciamo quelli che potevano andare, perché loro raggiungevano Letta, Conte, Calenda e la Bonino, raggiungevano il 47%. Lei faccia i calcoli. No, è bella donna, capito? A parte l'aspetto estetico. No, speriamo che mette le cose a posto come sta, perché qua non si può andare avanti. Tutto qua. Sapete pure voi, succede delle cose pazzesche. Guarda. Beh, hanno voluto la bicicletta, adesso dovrebbero pedalare. Speriamo bene. Non ci interessa perché non ci piace la Meloni. Che ci sia una donna mi fa piacere. Sinceramente forse i risultati erano anche un po' ovvi, però insomma staremo a vedere. Possiamo dire però che ha stravinto la Meloni, è contento o no? Per me è indifferente, l'importante è che governano buono, il resto proprio non mi interessa. Vediamo quello che succede, sinceramente sto ragionando, sto vedendo. Quindi un premio donna ci sta, ci doveva stare, siamo in ritardo. Lei ha votato? No. Perché? Perché non ho più fiducia in questi governanti che ci abbiamo. Niente, zero. La politica, il diavolo. Un po' di più. Speriamo di andare bene. Insomma, lei dice, le abbiamo provate tutte, proviamo anche questo. Proviamo anche questo. Proviamo anche questo. E adesso vada da sua moglie, delle elezioni se ne parlerà tanto a non finire. Però adesso non mi faccia che lei litighi con sua moglie, la raggiunga. No, non litighi. Vada. Non si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia.